Buonasera a tutte e tutti, io sono Alessandra, la presidente di Mestre a Pisa e è bellissimo vedere delle persone perché è un anno e mezzo che noi andiamo avanti a fare conferenze online come ormai è diventata la nostra vita e non ci siamo mai fermati nemmeno durante la pandemia, abbiamo sempre cercato di portare la geopolitica tra le persone perché la geopolitica si fa con le persone, non è una cosa lontana che vediamo soltanto tra gli stati, però è un'emozione enorme poter essere qui oggi perché è la prima volta dopo tanto 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 tempo e vorremmo continuare che fosse l'inizio veramente di una stagione diversa perché le persone ci sono mancate moltissimo. Quindi voglio ringraziare innanzitutto Arnovivo che ci sta ospitando stasera, l'associazione del Ping con la quale abbiamo iniziato a collaborare e andremo avanti tutta la stagione, quindi vorrei ringraziare Andrea, che richiamerò anche alla fine, Andrea, ciao. Okay. E in particolar modo vorrei ringraziare ovviamente l'IMES, la rivista italiana di geopolitica con la quale noi abbiamo fondato il club 4 anni fa e con la quale collaboriamo appunto da 4 anni. Stasera abbiamo qui appunto Fabrizio Maronta, venuto apposta da Roma, quindi sono ricominciate le trasferte anche per loro dopo tantissimo tempo, per presentare l'ultimo numero, si intitola la questione israeliana. Allora, Fabrizio è redattore responsabile delle relazioni internazionali di Limes, nonché il curatore di questo numero. Allora, io volevo dare questo incipit, dato che oggi è finita finalmente la zona gialla, è finito il coprifuoco, è il primo giorno di estate, con questa frase di Camus che mi ha colpito molto, nel profondo dell'inverno finalmente imparato che c'era in me un'estate, quindi quest'estate che è arrivata e speriamo che questo inverno profondo da più di un anno e mezzo ci porti comunque a poter andare avanti. Allora, questo numero è particolare già solo per il nome, perché non si parla di conflitto israelo-palestinese, ma si parla di questione israeliana. Quindi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo all'interno di Israele, perché Israele non è uno stato completamente abitato da ebrei, ma ci sono minoranze laiche, ci sono minoranze arabe, che sono state quelle che appunto nella crisi di maggio hanno portato quindi agli scontri che tutti avete potuto vedere e seguire. Vi faccio vedere, non so, si vede molto male, siamo all'aperto, comunque così vi invoglio a comprare il numero. Potete vedere che qui viene rappresentata da Laura Canali, che è la cartografa di Limes, c'è proprio la mappa di Gerusalemme con 4 cubi differenti, quindi fa vedere le 4 minoranze che fanno parte appunto dello Stato di Israele. Questo è molto importante perché si parla sempre meno di Palestina e ci si concentra sempre più su quello che sta succedendo insomma all'interno appunto di Israele. Quindi partendo da queste 4 tribù, quindi quanto sempre di più si sta tribalizzando Israele, la domanda che forse ci dobbiamo porre è: cosa vuole Israele? Che Stato vuole? Sempre più tribalizzato? Perché poi i conflitti sono di più al suo interno. E anche appunto avete visto, non so, ultimamente c'è, cioè, allora Netanyahu ha lasciato insomma il potere perché è arrivato Bennett, quindi anche qui c'è una situazione completamente diversa, non sappiamo ancora quanto è diversa, e cercheremo insomma appunto di capirla. C'è qui con me Marco, che nonché vicepresidente e tesoriere di Limes e Club, e farà appunto lui da moderatore le domande a Fabrizio. Siete tutti invitati a partecipare, una cosa molto informale, non siamo in accademia, non siamo qui a goderci l'aperitivo, quindi se avete curiosità fate domande, intervenite, noi seguiamo un canovaccio, ma siete liberi di dire quello che volete. Grazie. Grazie Alessandra anche per la meravigliosa introduzione appunto che mi hai fatto. Appunto, siamo qui in questo meraviglioso scenario e che diciamo accanto all'Arno, ecco, un po' con la brezza, ecco, del fiume riusciamo ad alleviare la canicola, e però non andiamo comunque a parlare appunto di un argomento caldo, direi assai caldo. Forse ecco, diciamo, le birre dell'aperitivo possono aiutare un pochino a rinfrescare uno scenario che è caldo da decenni e che appunto dopo gli eventi di maggio
è tornato dopo un po' di tempo proprio al centro dell'attenzione internazionale. Come ha detto giustamente Alessandra, ecco, questo numero si concentra in particolare sulle problematiche, sulle questioni interne allo Stato di Israele, e che appunto ha visto proprio nella crisi di maggio, nell'ennesimo episodio, ecco, di guerra contro Hamas, ormai quasi in maniera periodica, ecco, esplodono queste schermaglie, queste guerre aperte, che poi, diciamo, con delle tregue, intervallate da varie tregue, però la novità, diciamo, che è stata osservata da tutti gli osservatori e che ha sorpreso persino, ecco, i servizi di sicurezza, lo Shin Bet, è stata quella appunto della reazione, ecco, degli arabi israeliani, di quella componente intanto della società israeliana che appunto è israeliana a metà, se vogliamo, perché e poi introduciamo così, diciamo, proprio la prima parte dedicata a loro, che appunto la prima parte del numero si intitola appunto la prima parte quanti israeliani sono gli arabi israeliani, perché come stavo dicendo, pur abitando da decenni, cioè anche da più di decenni, perché sono sostanzialmente gli arabi che non se ne andarono a seguito appunto della tragedia, no? della Nabka, della grande tragedia del 48-49, sono stati considerati appunto con una legge che la Knesset appunto ha ovviamente fatto passare nel 2018, di fatto quasi cittadini a metà, e questa diciamo guerra questa guerra che poi ha portato all'operazione Guardiano delle Mura ha fatto vedere, ecco, questa quasi unità di intenti tra appunto arabi israeliani e i cugini palestinesi, ecco, i fratelli palestinesi, facendo vedere a Israele che il nemico può essere all'interno della propria società. Dunque partirei proprio, ecco, dalla prima parte, quanti israeliani sono gli arabi israeliani, la prima parte del volume, e c'è un interessantissimo articolo appunto di Dario Fabbri in cui Dario, cioè, nel senso, quasi suggerisce ad Israele, in quanto quasi potenza imperiale, vale a dire nucleo, ecco, dominante ebraico, che deve comunque convivere, deve controllare anche popolazioni, anche minoranze di altre etnie, di cambiare un po' quella che è la narrazione, e di cambiare dunque anche la narrazione che invece un po' la piega che ha preso Israele, la radicalizzazione. Può realmente esserci questo cambio? E appunto, quali possono essere dunque le prospettive per gli arabi israeliani, le minacce per le altre componenti, appunto la parte ovviamente ebraica di Israele, anche a seguito appunto di questa, cioè con questi fenomeni che si sono visti a maggio, in questo scenario dove appunto Israele stava andando in realtà verso quasi una divisione tra cittadini di serie A e serie B, mi permetto di dirlo, però di fatto la legge del 2018, quello che definisce di fatto Israele Stato-Nazione degli ebrei, faceva una differenziazione netta e andava un po' in controtendenza rispetto un po' alla visione di Ben Gurion, che aveva voluto in qualche modo, diciamo, forse quasi concedere la cittadinanza anche agli arabi che erano rimasti. Quali sono dunque gli scenari, diciamo, di questo rapporto tra componente ebraica, ecco, di Israele e minoranza araba? Ci può essere, può realizzarsi in un futuro, diciamo, un cambio di paradigma, un cambio di narrativa che possa realmente portare a un'inclusione della componente araba? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sono altrettanto contento di essere in presenza, come si usa dire oggi. E ringrazio vivamente gli amici e colleghi, si sarebbe detto un tempo, del Lunes Club Pisa, con la persona in questo caso di Alessandra, ma non solo, e vengo subito, approfittando di questo momento di particolare brezza che ci rinfresca anche più di prima, a rispondere alla domanda. Per rispondere alla domanda faccio un passo indietro, perché se la storia pesa ovunque, nel caso di Israele pesa ancora di più, per motivi facilmente intuibili. Dunque, quando Israele viene fondato, e siamo nel 48-49, viene fondato sulla base di un
di una sorta di compromesso ambiguo, perché questo è il sionismo sociale di Ben Gurion, Golda Meir, diciamo dei fondatori, padri e madri fondatori di Israele. È un sionismo che cerca in qualche modo, diciamo, di mettere insieme capra e cavoli, dando al popolo ebraico uno Stato e quindi ponendo le premesse di uno Stato che si vuole democratico, ma che necessariamente nasce come religiosamente connotato, per forza. Tant'è vero che Stato ebraico non è mai stata la definizione ufficiale di Israele, ma di fatto è sempre stato il sinonimo accettato da tutti, dalla stessa leadership israeliana, anche quando ancora Tel Aviv era la capitale e non si osava individuarla ufficialmente in Gerusalemme. Allo stesso tempo però, e qui sta il carattere sociale per l'appunto di quel sionismo delle origini, l'idea di non fare di Israele un pezzo di Jugoslavia, tanto per capirci, cioè di non farne uno Stato, cioè di farne uno Stato religiosamente connotato ma non etnicamente puro. Perché questo avrebbe voluto dire negare all'origine il carattere democratico dello Stato e soprattutto negare che quello Stato nascesse in antitesi alla tragedia che il popolo ebraico aveva vissuto e che l'aveva portato lì, cioè fondamentalmente l'Olocausto e prima ancora, diciamo, la persecuzione che gli ebrei avevano vissuto praticamente dal tardo medioevo in poi. Questo compromesso però è un compromesso che innanzitutto è estremamente difficile, se non per certi aspetti impossibile, e che poi ha al suo interno necessariamente degli elementi di ambiguità che non sono mai stati risolti, mai, nemmeno al tempo dell'apice, per l'appunto, della concezione sociale del sionismo che è alla base di Israele. Tanto è vero che le politiche poi, di fatto, soprattutto di cittadinanza, sociali, del primo Israele, diciamo ancora fino agli anni 60-70, erano delle politiche, diciamo fino a quando comunque i laburisti erano al potere, cioè quello che diremmo centrosinistra, tanto per capirci, erano comunque delle politiche che di fatto privilegiavano chiaramente la componente ebraica. Ma soprattutto, e qui sta credo il punto fondamentale, Israele fa appello fin dall'inizio alla religione e ai simboli dell'ebraismo come elemento, diciamo, di coesione nazionale. Allo stesso tempo però si dichiara aperto a tutti, compresi gli arabi. E questo chiaramente crea ipso facto, direbbero quelli che hanno studiato o che vogliono dare l'idea di aver studiato, proprio una sorta di ossimoro, di contraddizione in termini, perché questo Stato si vuole democratico nel senso Westminster del termine, quindi diciamo aperto a tutti, quantomeno nel perimetro dei propri confini e delle proprie leggi, ma poi chiaramente finisce per non essere così. Tutto questo ci porta ad oggi. Oggi che cosa succede? Succedono fondamentalmente due cose. Innanzitutto gli arabi israeliani, che, attenzione, Israele non chiama mai palestinesi, ancorché geograficamente lo siano, chiama sempre arabi israeliani, arabi di Israele, i nostri arabi, anche con una punta, se volete, di paternalismo, se non altro, proprio a indicare il fatto che teoricamente si dovevano israelizzare, ancorché non potevano mai ebraicizzarsi, perché questo avrebbe voluto dire convertirsi all'ebraismo, cosa che chiaramente non ci si aspettava da loro, hanno chiaramente una dinamica demografica che ormai da qualche anno a questa parte si dimostra particolarmente vivace, e questo ha fatto sì che oggi, entriamo per l'appunto una domanda, costituiscano circa un quinto della popolazione. Ora, il 20%, quindi 1 su 5, ovunque è una larga minoranza. In un paese come Israele, che ha più o meno le dimensioni della Sicilia, una popolazione che supera di pochi 9 milioni di abitanti, quindi 4,5 in più della Sicilia, quindi, e che non ha mai avuto un carattere, che non fosse per l'appunto etnicamente connotato, è moltissimo.
che è davvero tanto. A questo aggiungete il fatto che effettivamente questa componente di popolazione dal punto di vista socio-economico resta di serie B. Non credo sia, come dire, politicamente scorretto, dico, è un dato di fatto. È vero che negli ultimi anni, 15-20 anni, c'è stata una sorta di integrazione di fatto, soprattutto attraverso alcuni canali professionali, in particolar modo quelli medici, e questo è qualche cosa su cui Israele ha tentato di puntare molto anche da un punto di vista mediatico durante il coronavirus, perché come gli inglesi col Brexit si rendono conto che senza, diciamo, la componente indo-pakistana il loro sistema, glorioso sistema sanitario, collassa, perché ormai gran parte dei medici e degli infermieri, soprattutto gli infermieri, vengono dal subcontinente, così ormai gli israeliani si sono resi conto, anche mediaticamente durante il Covid, che senza gli arabo-israeliani il mestiere infermieristico rimane sguarnito, perché molti infermieri ormai sono effettivamente arabo-israeliani. Però quello, oppure diciamo alcuni mestieri di servizi, per esempio mestieri di guardiania, per esempio mestieri, diciamo, non so, per esempio autisti di autobus, anche di compagnie pubbliche. Quindi, diciamo, ci sono effettivamente degli ambiti in cui, diciamo, gli arabi israeliani hanno cominciato a fare quello che in altri paesi, soprattutto europei, magari altre minoranze, diciamo, di origine imperiale, perché venivano dal bacino degli imperi coloniali, avevano cominciato a fare negli altri anni 60, 70, 80. Però, diciamo, la cosa si è fermata lì. E da un punto di vista socio-economico restano, diciamo, molto svantaggiati, restano tendenzialmente ghettizzati, cioè, diciamo, resto, in alcuni punti che in molti casi sono quelli in cui, diciamo, erano stati di fatto rinchiusi, le banlieue, tra virgolette, in cui erano stati rinchiusi dopo il 48-49, e soprattutto, diciamo, restano fondamentalmente oggetto, diciamo, di diffidenza. Una diffidenza che il ormai ex presidente Reuven Rivlin, presidente della Repubblica, fotografò in un discorso che è diventato ormai una sorta di classico, quasi memorabile, nel 2016, alla conferenza di Herzliya, che è una conferenza che si tiene ogni anno su temi vari, in cui lui ruppe un tabù e disse Israele è un paese fatto di tribù. Usò proprio questo termine e lui ne identificò quattro. Il tabù più grande che ruppe non fu quello di distinguere la tribù arabo-israeliana da quella ebraica, ma di distinguere le tribù interne alla maggioranza ebraica, perché lui disse, diciamo, queste tribù ebraiche sono almeno tre: ci sono gli ultra-ortodossi, gli Haredim, che sono un problema non meno grosso, anzi per certi aspetti ancora più grosso di quello degli arabo-israeliani. Poi ci sono i nazionalisti, disse lui, i nazionalisti, diciamo, religiosi, cioè quelli che non rifiutano completamente la modernità, diciamo, e le stesse leggi dello Stato di Israele, cioè, diciamo, riconoscono una legge nella Costituzione, mentre gli ultraortodossi rispondono alla Torah e solo a quella, che però, diciamo, restano tendenzialmente conservatori, ed è poi lo zoccolo duro su cui dalla metà degli anni 70 in poi, dopo lo Yom Kippur dei sei giorni, di fatto, diciamo, poggiano le maggioranze, i governi israeliani, che sono governi di centrodestra, salvo alcune brevissime parentesi. E poi ci sono i secolari, quelli, diciamo, che poi ci arrivano spesso anche da un punto di vista, diciamo, culturale, mediatico, diciamo la New York, se volete la Tel Aviv, diciamo, di Israele, cioè la loro costa est, tanto per fare il paragone con l'America che ci arriva a noi e che noi pensiamo sia l'America, invece in realtà è solo una parte. Parliamo Soz, David Grossman, che sono, diciamo, quelli che invece sono fondamentalmente gli eredi del socialismo sionista, o del sionismo sociale delle origini. Queste sono già delle tribù, diciamo, che rompono l'unitarietà originaria, diciamo, della maggioranza ebraica. E poi ci sono gli arabo-israeliani. Allora il problema fondamentale, e qui chiudo, è che, su questa parte quantomeno, è che c'è la dinamica demografica degli arabo-israeliani che li ha portati a fare molto più figli, non solo per un fatto culturale,
ma io non la metterei con Huntington, che c'è il, diciamo, il, lo scontro di civiltà, perché gli arabi fanno figli, diciamo, e, gli, e dato che invece gli ebrei sono più come noi, ne fanno meno. No, lì fondamentalmente è un fatto soprattutto, diciamo, di natura socio-economica, cioè sono gli strati più bassi della popolazione che tendono a fare tutto. Ma c'è anche la dinamica degli haredim, cioè degli ultraortodossi, perché questi benedetti ultraortodossi di figli ne fanno molti. E sono ancora meno integrati, in questo caso sono autoghettizzati, tutte ghettizzate, nella, diciamo, nel grosso della società israeliana ebraica, di quanto non lo siano gli arabi israeliani. Quindi, diciamo, il problema di Israele è che ha, diciamo, le due componenti più feconde della sua popolazione, cioè gli arabi israeliani da una parte, gli ultraortodossi dall'altra, che sono, se volete, gli antipodi, sono quelli, diciamo, candidati a farsi la guerra all'interno dello Stato di Israele, che sono quelli che fanno più figli da una parte e dall'altra, e che sono quelli che quindi tengono viva la demografia israeliana. Insieme a un'ultima componente, che è quella, diciamo, che ha permesso a Israele negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, di non vedere la maggioranza ebraica surclassata dalla componente arabo-israeliana, che è l'immigrazione ebraica dall'ex Unione Sovietica, che però ha un problema molto grosso. È stata un'immigrazione soprattutto di convenienza, cioè non è stata una chiamata, diciamo, alla terra delle origini, ma è stato un modo fondamentalmente per beneficiare dello Stato, dei generosi sussidi, diciamo, dello Stato, che lo Stato sociale israeliano riserva a, agli ebrei che tornano, sfuggendo, diciamo, chiaramente dallo sfascio, diciamo, socio-economico dell'ex URSS. Ma questa è gente che in molti casi non ha imparato l'ebraico, che in molti casi non si è mischiata di fatto molto alla popolazione e che quindi rappresenta un problema, diciamo, di fedeltà allo Stato israeliano, nel senso che è una componente sulla carta ebraica, ebrea di religione, ma che di fatto non è così fedele a Israele come Israele vorrebbe che fosse, come riterrebbe necessario che fosse. E quindi, diciamo, Israele è in effetti un paese, tra virgolette, balcanizzato ben prima che l'ultima fiammata, diciamo, di guerra con la striscia di Gaza ci proponesse lo spettacolo degli scontri tra israeliani, arabi e israeliani ebrei all'interno delle stesse città israeliane, cosa che ha fatto parlare di guerra civile forse un po' troppo, ma che effettivamente ha colto di sorpresa, diciamo, gli stessi servizi di sicurezza israeliani, che non si immaginavano un livello di sofferenza, di risentimento, di alienazione tale nella componente arabo-israeliana, sebbene in realtà alcuni osservatori più attenti andassero, diciamo, suonando l'allarme su questo un po' da tempo, soprattutto per quanto riguarda il livello di violenza interno alle comunità arabo-israeliane. Questa è una cosa curiosa, però qui mi fermo. Perché come, per esempio, negli Stati Uniti, diciamo, per lungo tempo si è tralasciato il livello di violenza interno, per esempio, ai ghetti neri, o come la Francia per molto tempo ha tralasciato, ha sorvolato sui livelli di violenza, in questo caso inter-araba, diciamo, interno alle banlieue, così Israele ha sorvolato per molto tempo sul livello, diciamo, di violenza di strada, raggiunta, diciamo, dai nuclei, diciamo, arabo-israeliani, considerandolo, diciamo, un problema interno alle comunità che le comunità si devono gestire. In realtà quella è una spia, chiaramente, lì come dappertutto, in malessere sociale, che in questo caso poi gli è scoppiata in faccia, diciamo, con gli ultimi fatti. Sì, no, dunque, Fabrizio, appunto, hai veramente messo sul tavolo tutta benissimo. Ma non c'è il tavolo. Non c'è il tavolo, però comunque, appunto, c'è il palco. Comunque, diciamo, hai messo sul palco benissimo, appunto, la problematica. Anche sottolineando, ecco, questo aspetto interessante legato un po' al fatto che sia stata trattata come una marginalità, come un problema appunto interno di arabi israeliani, la questione della criminalità, di altri livelli di violenza, del proliferare anche di armi, comunque di un traffico di armi trafugate, trovate, che poi nella crisi appunto di maggio si è rivelato essere un problema appunto di sicurezza nazionale, in un certo senso, non più un qualcosa di legata a omicidi, violenze, diciamo, a fatti di cronaca, ecco. E appunto hai citato il discorso del presidente uscente Rivlin, che terrei a sottolineare comunque essere un membro del Likud, dunque del partito di Netanyahu. Ora, chiaramente, e similmente, ecco, un po' al presidente
diciamo, della Repubblica, anzi direi forse in maniera un po' dissimile, visto che il Presidente della Repubblica italiano ha più potere, anzi direi sicuramente, di quello israeliano, è una figura, appunto, è del Likud, ma una figura, diciamo, tendenzialmente simbolica, e appunto, pur essendo del partito di Netanyahu, ha sottolineato questa divisione in tribù. E infatti la seconda parte, appunto, del volume, no? del numero, appunto, del mese, proprio si intitola, appunto, Vivere con le tribù. E c'è proprio un articolo, appunto, di Fabrizio, che te, appunto, sottolineavi la questione, la problematica demografica, no? del fatto che le due componenti più vivaci da quel punto di vista, più fertili, siano da una parte gli arabi israeliani, dagli altri, appunto, gli ultraortodossi, entrambe, appunto, componenti della popolazione che non vengono, diciamo, da una parte sono esentati dal servizio militare, gli ultraortodossi, e dall'altra, appunto, per un motivo sempre, ecco, di infedeltà, di sospetti, ci sono stati vari tentativi, ma non sono mai stati realmente, ecco, parte dell'arruolamento di quello che è senza dubbio, mi sento di poterlo dire tranquillamente, la vera istituzione portante dello Stato di Israele dalla nascita ad oggi, vale a dire l'esercito, appunto, l'IDF, no? L'Israeli Defense Force, che chiaramente chiaramente è stata l'artefice, no, della sicurezza, anche dell'espansione dello Stato di Israele, e che ha prodotto anche la classe dirigente del paese. Adesso, appunto, diciamo, i secolari, che erano la componente portante dell'esercito israeliano, sono sempre più deboli nella società. Quelli, diciamo, che stanno prendendo, appunto, piede all'interno delle gerarchie dell'esercito sono, appunto, i nazionalisti religiosi, un po' gli estremisti, diciamo, quelli che dunque tendono a simpatizzare, diciamo, per i coloni, e dall'altra parte, appunto, due componenti come quelli degli arabi israeliani e quelli, appunto, degli ultraortodossi, che di fatto non partecipano, non entrano nei ranghi dell'esercito, anzi sono ostili nei confronti di quella che è l'istituzione portante da sempre. E appunto, anche vedendo un pochino poi la classe dirigente, dove ultimamente stanno emergendo anche figure che non sono venute dall'IDF, a differenza, cioè, che non erano generali come Rabin, come, cioè, questo fatto, ecco, quasi della marginalizzazione, o comunque della messa a rischio di quella che è stata l'istituzione portante di Israele. No, dunque, allora, come, esatto, sì e no, nel senso che ogni volta che scoppia una guerra tra Israele e, diciamo, Gaza, diciamo, esce fuori il dato di fatto ineludibile, e cioè che la superiorità militare di Israele è chiaramente schiacciante. La novità, diciamo, di quest'ultima fiammata di violenza è che obiettivamente Hamas ha fatto dei notevoli passi avanti. Voi considerate che l'ultima volta, qualche anno fa, Hamas aveva tirato su Israele circa 4.500 razzi in diciamo un mese e mezzo, adesso ne ha tirati un po' più di 4.000 in 15 giorni. E a parte qualcuno che gli è ricaduto sopra, il grosso effettivamente non solo ha varcato il confine, ma è andato a segno, o meglio, è andato dove, si è diretto dove era stato tirato, dove era stato indirizzato. Dopodiché, voi sapete che Israele ha questo sistema antimissilissimo che si chiama Iron Dome, cioè cupola di ferro, d'acciaio, che è stato fornito dagli Stati Uniti e che ha intercettato il 90% di questi missili. 90% vuol dire che il restante 10%, sono appunto 400 ordigni, è caduto, e di danni ne ha fatti. Ovviamente danni però assolutamente materiali, e anche, diciamo, in termini di vittime, assolutamente non paragonabili a quelli che Israele ha inflitto alla striscia. Quindi, diciamo, punto uno, l'esercito resta l'istituzione portante di Israele e soprattutto resta in grado di assolvere la sua funzione principale,
che è quella, diciamo, di difesa e offesa. E non solo rispetto, diciamo, a Gaza, ma rispetto, diciamo, a tutti i paesi arabi della regione. Cioè, dopo i 6 giorni dello Yom Kippur nessuno si è più azzardato a fare guerra a Israele. E francamente, sebbene oggi, ormai da 15 anni a questa parte, almeno anche qualcosa di più, le petromonarchie del Golfo, soprattutto, diciamo, Emirati e Sauditi, hanno fatto incetta di armamenti americani, mi sentirei di dire che se oggi scoppiasse un'altra guerra dei 6 giorni, in questo caso non contro l'Egitto, ma, diciamo, contro, mettiamo, Arabia Saudita e Emirati, che sono quelli che hanno in questo momento gli armamenti più freschi, probabilmente la perderebbero comunque contro Israele. Quindi, diciamo, Israele resta effettivamente la potenza, diciamo, militare della regione, anche perché ovviamente Israele è una potenza nucleare, non detta come il Giappone, è una potenza nucleare di fatto. Ho detto quello che il problema, diciamo, di Israele è per l'appunto un problema sociale, diciamo, del suo esercito. Cioè, il problema qual è? Il problema è che fondamentalmente Israele ha un quinto della sua popolazione, cioè gli arabi israeliani, irreclutabili, ma irreclutabili per scelta di Israele, mentre, diciamo, gli ultraortodossi sono graziosamente esentati dal servizio militare, perché tanto anche se li obblighi a fucile alla tempia, quelli il servizio militare non lo fanno. Gli arabi israeliani in realtà non è vero che, diciamo, siano così ostili all'idea di fare i soldati, anzi, la grande novità, e questo, diciamo, ha stupito molto le gerarchie militari israeliane, è che prima di quest'ultimo conflitto, quindi, diciamo, da quando è scoppiato il Covid soprattutto, loro hanno avuto una moltiplicazione di richieste di arruolamento, non solo da parte degli arabi israeliani, ma addirittura da parte di, diciamo, popolazione araba, di paesi che loro continuano a considerare come ostili, per esempio il Libano e la Giordania. Ora, dovete sapere che Israele ha una sorta di legione straniera, diciamo, che però è pensata soprattutto, diciamo, per gli ebrei di oltreconfine. Tant'è vero, non so se voi conoscete qualcuno, io conosco varie persone di, diciamo, di origine ebraica, che hanno, diciamo, dai 45-50 anni in su, provenienti dall'Italia, dagli Stati Uniti, da varie parti, che hanno prestato servizio militare, chiaramente non per 10 anni, che è la durata della leva obbligatoria maschile in Israele, non per 3 anni, scusate, che è la durata della leva obbligatoria maschile in Israele, ho confuso con la Corea del Nord, che prima stavo parlando della Corea del Nord, ma per, diciamo, 9 mesi, 12 mesi, che è la durata, diciamo, di solito per gli stranieri, ma lo hanno fatto, e alcuni di loro non sono stati messi negli uffici, sono andati negli insediamenti a fare operazioni di ordine pubblico, quindi era un servizio militare vero, perché era considerato un obbligo non di cittadinanza, in questo caso, ma un obbligo morale verso, diciamo, il popolo ebraico, anche se si è ebrei, diciamo, non di Israele. Ora, questo si è andato perdendo molto, non perché le forze, diciamo, armate israeliane abbiano perso lustro in Israele. Se voi guardate i sondaggi sul gradimento delle forze armate, la parte di Israele resta altissima, è ovvio. Israele, diciamo, è uno Stato che si sente comunque perennemente assediato, a torto o a ragione, nel senso che a volte assedia più che assediare, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, la componente palestinese della West Bank, della Cisgiordania e di Gaza, ma comunque, diciamo, si sente un paese, diciamo, circondato da un intorno ostile. Quindi il gradimento è alto. Il grosso degli israeliani, qualcosa di quel 90%, riportiamo i dati nel volume, è convinto, anche sulla scorta, diciamo, degli ultimi avvenimenti, che se scoppia una guerra comunque il loro esercito è veramente in grado di combatterla. Guardate che questo non è un dettaglio, perché molte popolazioni di paesi occidentali non sono francamente convinti che il loro esercito sarebbe in grado di combattere una guerra. Un generale statunitense, durante, diciamo, il primo Afghanistan, definì, diciamo, quello tedesco un agguerrito esercito di campeggiatori, tanto per capirci. La Germania non ha un esercito degno di questo nome, praticamente alla fine ha perso Reich, tant'è vero che non ha più combattuto una guerra, di fatto, per fortuna direi io, questa è una mia valutazione personale. Sicché, diciamo, non è poco tutto questo. Il problema fondamentale è che un quinto della popolazione, cioè gli arabi israeliani, non vengono reclutati, salvo minime parti, proprio per scelta, diciamo, dei comandi.
gli ultra ortodossi sono irreputabili, e poi c'è una zona di mezzo, ed è quella a cui alludevi tu, che invece costituisce un problema. Cioè, dopo le guerre dello Yom Kippur e dei sei giorni, diciamo, la leadership, e qui diciamo toccate ancora una volta diciamo quel paradosso costitutivo di Israele, diciamo, andò a pescare reclute nella componente più motivata della popolazione. Questa componente più motivata è quella che il presidente Rivlin definì appunto quella dei nazionalisti, diciamo, religiosi, cioè che non sono ortodossi, ma non sono nemmeno secolari, sono una via di mezzo, fermo restando che ci sono molti dei cosiddetti secolari i cui figli, magari prestando servizio militare di leva, sono magari poi morti. Quindi stiamo parlando del fatto che c'è una componente laica della popolazione che, diciamo, inalbera la bandiera della pace e, diciamo, e si disinteressa completamente la questione militare in Israele. Nessuno si può permettere di farla, tranne gli ultraortodossi che vivono in un mondo a parte. Però chiaramente, diciamo, c'è una componente che sente più proprio il richiamo, come dire, anche morale, se volete, del, diciamo, dell'esercito, che sente anche, diciamo, più la gratitudine proprio, diciamo, per l'esercito, il quale esercito, tra l'altro, tra parentesi, è anche stato negli anni, diciamo, nel secondo dopoguerra, insieme ai servizi di intelligence, fortemente coinvolto in tutte le operazioni che sono andati poi a scovare, diciamo, in Argentina e altrove, diciamo, i nazisti rifugiati. Quindi non è solo un fatto, diciamo, prettamente militare, il rapporto degli israeliani con le loro forze armate e servizi di intelligence, diciamo, sono di fatto due facce alla stessa medaglia, è un rapporto anche molto, diciamo, quasi affettivo per certi aspetti, perché comunque sono considerate parte di diciamo, uno strumento che non è solo difensivo, perché ha permesso a Israele di nascere e di esistere in un intorno ostile, ma è anche uno strumento, diciamo, di giustizia storica, se volete, rispetto, diciamo, ai criminali nazisti e criminali nazisti. Quindi, diciamo, tutto questo c'è, però è soprattutto dagli anni, fine degli anni 70 in poi, quando comunque la società israeliana comincia a secolarizzarsi, cominciano a nascere i primi, anche ebrei in Israele, diciamo, non so, più figli, diciamo, della diaspora, della fondazione dello Stato e tutto quanto, diciamo, comincia a essere un esercito, diciamo, verso cui una parte della popolazione è più sensibile, quella parte che ha idee politiche, diciamo, conservatrici, come avviene anche, diciamo, altrove, ma che in Israele è particolarmente marcato questo. Quella gente, diciamo, comincia a essere frutto di campagne di reclutamento, per cui praticamente l'esercito che fa accetta di aprire delle scuole, diciamo, delle yeshiva, cioè praticamente le scuole, diciamo, in cui si insegna la Torah, in cui poi, diciamo, si formano come se fossero una sorta di preaccademie militari, in cui queste scuole religiose sono fatte apposta per preparare la carriera militare. Cioè l'esercito, anche lì il sionismo sociale fa un compromesso. Diciamo, dobbiamo reclutare gente motivata. Questa gente ce l'andiamo a pescare negli ambienti religiosi, ma non ultraortodossi. Questo ha fatto sì, diciamo, che anche l'esercito si desecolarizzasse per un certo aspetto. E noi oggi abbiamo, e questo è emerso chiaramente con l'ultimo Sharon e poi con il primo Netanyahu, quando, vi ricorderete, 2005 c'è il ritiro da Gaza, la riduzione degli insediamenti, quando ancora, diciamo, c'era un'idea che la soluzione dei due stati, cioè un israeliano propriamente detto e uno palestinese che non fosse solo una finzione, fosse qualcosa da perseguire, in cui cominciarono ad emergere i primi fenomeni di insubordinazione, cioè le truppe in alcuni casi si rifiutavano di andare a sgombrare i coloni. E questo era un fatto molto grave, perché sebbene queste truppe non fossero tecnicamente ultraortodossi, nel termine del costo economico sono, poi alla fine, diciamo, ne facevano un po' gli interessi, andando contro addirittura le direttive dei comandi. E lì, diciamo, si è creato un problema, diciamo, a cui si cerca di porre un po' il rimedio, ma questa è una cosa che l'esercito israeliano studia molto al suo interno, perché, diciamo, hanno un problema anche lì, diciamo, di fedeltà. In questo caso il problema di fedeltà non è che non, diciamo, l'esercito non è fedele ai dettami, diciamo, del sionismo militante, è che è troppo fedele ai dettami, diciamo, del sionismo, soprattutto dell'espansionismo territoriale, mentre invece c'è una parte, che è quella araba, che vedrebbe nella carriera militare uno strumento di inserimento e di ascesa sociale, come del resto in molti altri paesi, pensate agli Stati Uniti, esempio classico, in cui i neri, gli ispanici, diciamo, fanno quello, sono stati in Afghanistan varie volte durante, diciamo, dal 2006 in poi,
2005-2006 in poi, la percentuale di ispanici, oltre che ancora di afroamericani nella truppa, era altissima, altissima, per quello è uno strumento di cittadinanza, infatti. Fratello e mia nonna fece il Vietnam, diciamo, appena ebbe la grande fortuna di emigrare appena prima del Vietnam, si fece tutto il Vietnam e poi divenne cittadino. Quindi l'esercito è tradizionalmente. Ma lì il problema è che, diciamo, l'esercito israeliano non si fida a che gli arabi percorrano quella strada. Ma questo vuol dire che tu hai un quinto della popolazione in crescita, anche percentuale, sul totale della popolazione, che tu consideri irreclutabile. E questo è un grave problema. Quindi questo è un altro tassello, diciamo, del puzzle, se vogliamo. Quindi, diciamo, questo per restituire un'immagine di Israele un po' più complessa rispetto a quella, diciamo, dello Stato monolitico che va alla guerra, diciamo, con gli arabi e la vince come un solo uomo. In realtà non è esattamente così. A proposito, appunto, poi di balcanizzazione di tribù, forse basterebbe guardare un po', ecco, alla Knesset, al Parlamento israeliano, anche a questa variegata, ecco, compagine di governo anti Netanyahu che mette dentro, appunto, da una parte Lieberman, che rappresenta un po' i russi, dall'altra come Bennett, personaggi che comunque avevano, diciamo, come base i nazionalisti, diciamo, religiosi. Ci sono dentro gli arabi, c'è dentro appunto tutta questa componente del, invece, del sionismo secolare, con Meretz, i laburisti. È un bel punto interrogativo. Diciamo che questo governo è una sorta di governo di salvezza nazionale, laddove la salvezza nazionale è praticamente la salvezza di tutti i partiti, diciamo, di tutti i personaggi politici che non fossero Netanyahu, perché, diciamo, Netanyahu mi si può dire tutto, anche probabilmente meritatamente. Di fatto le ultime quattro elezioni in due anni se le giocate, diciamo, per non andare in galera, perché di fatto, diciamo, è stato un po' un Trump da questo punto di vista di Israele. Però da un punto di vista politico è stato un uomo abilissimo, tant'è vero che è uno dei primi ministri più longevi di quanto Israele abbia avuto. E il punto fondamentale è che si era creato uno stallo, e questo stallo, diciamo, è stato superato solamente, diciamo, con questa unione, che però è una sorta di ircocervo, perché c'è dentro un po' di tutto. Il Likud, in realtà, noi tendiamo a pensare a un partito di destra, anche perché, diciamo, le politiche che ha portato avanti, l'insediamento, Gerusalemme capitale, tutto quanto, sono percepite come politiche quasi reazionarie. In realtà il Likud è un partito, una sorta di democrazia cristiana per certi aspetti, cioè un partito che nasce come partito fondamentalmente più di centro che di destra, e che ha al suo interno delle correnti, alcune delle quali, quella di Naftali Bennett, che è quella più propriamente di destra, diciamo, e quella di Yair Lapid, sono andate poi, diciamo, per quella più centrista, diciamo, sono andate a formare effettivamente, diciamo, il nuovo governo, insieme a tutta una serie di personaggi, tra cui Mansour Abbas, che è il diciamo, referente nella Knesset, cioè nel Parlamento, degli arabo-israeliani. Ora, la cosa interessante è che, per allargare un po' lo sguardo anche oltre Israele, è che, diciamo, Mansour Abbas diciamo, rappresenta un partito che di fatto ha il suo referente, come dire, ideologico e politico, nei Fratelli Musulmani. Quindi praticamente alla Knesset siede uno, diciamo, che è in qualche modo, diciamo così, non dico sponsorizzato, ma che si rifà idealmente a un'organizzazione che Israele e gli stati, diciamo, arabi tradizionalmente meno ostili a Israele, quantomeno da Camp David nel 78 come l'Egitto, invece classificano come organizzazione terroristica, al punto, diciamo, che gli egiziani, diciamo, l'attuale presidente egiziano, cioè l'esercito, ha fatto un golpe, diciamo, per levare di mezzo il rappresentante eletto dei Fratelli Musulmani e destinare, diciamo, di fatto il governo militare. Quindi, insomma, questo, come dire, testimonia del fatto che quella, diciamo, israeliana è una democrazia veramente sui generis, però sicuramente resta, diciamo, un ordinamento più democratico di altri. Poi chiaramente è ovvio, diciamo, che i servizi segreti israeliani tengono non un occhio, non due, ma forse 10 su Abbas e sul suo partito. Ciò non toglie che però, diciamo, effettivamente sia rappresentato al Parlamento. Questo governo, diciamo, sposta un po' gli equilibri dove, però? Secondo me, per rispondere, ma non ti voglio, diciamo, anticipare le domande, però bisogna guardare anche oltre Israele. Perché chiaramente, diciamo, la lettura, diciamo, della politica israeliana è sicuramente una lettura interna, perché Israele ha delle dinamiche interne che abbiamo un po', come si delineato.
deve poi essere vista anche, diciamo, nel quadro regionale. Il quadro regionale vuol dire fondamentalmente, diciamo, 4-5 paesi, sicuramente la Turchia, sicuramente l'Iran, sicuramente l'Egitto, il Libano, chiaramente gli Stati Uniti, esatto, e l'Arabia Saudita con gli Emirati, diciamo. Quindi, diciamo, senza considerare questi paesi è un po' difficile capire dove andrà un governo come questo, che, diciamo, all'apparenza potrebbe essere più di destra ma anche più di sinistra, diciamo. Quindi in realtà poi la politica israeliana risponde molto, diciamo, agli input regionali, quindi da come si muove il quadro regionale. E in Iran si è votato, diciamo, Re Abdallah in Giordania, insomma, diciamo, un giorno si sta e l'altro no. Quello saudita, diciamo, secondo me ormai è una sorta di ologramma. Presente il film quello in cui vanno in vacanza con la salma, la mettono sulla decappottabile, imbalsamato, sì, è un tipo imbalsamato, no? È più o meno, diciamo, quello. Quello emiratino, insomma, di fatto, diciamo, è il nipote che governa. Quindi, diciamo, ci sono delle dinamiche in corso rispetto alle quali chiaramente poi Israele si muove in un senso o in un altro. Infatti, appunto, per agganciarmi, è stato citato appunto Netanyahu, il grande, diciamo, protagonista della politica israeliana degli ultimi praticamente 30 anni, potremmo dire. E appunto Fabrizio sottolineava il collegamento tra politica israeliana e ciò che circonda Israele. Mi ricollego proprio al fatto che Netanyahu, nel giorno in cui la Knesset votava l'autorizzazione a procedere, era negli Stati Uniti, diciamo, da Donald Trump, a presentare il Plan of the Century. Dunque, questo per dimostrare il profondo legame, ecco, tra dimensione esterna e dimensione interna. E non è un caso anche che ci sia stato un cambio di governo con l'avvicendamento, ecco, alla Casa Bianca. Netanyahu, che rimane comunque il premier israeliano, che comunque è stato l'artefice, ha posto la firma, diciamo, di fronte appunto alla Casa Bianca in pompa magna dei cosiddetti accordi di Abramo, che sono comunque stati un tentativo, appunto, per formalizzare, ritornando un po' anche all'inizio del volume, forse quell'alleanza, larga alleanza semitica nei confronti, diciamo, per difendersi un pochino dalle altre componenti medio orientali e dagli altri due attori, in particolare tra il nemico iraniano, a cui, diciamo, l'amministrazione democratica un pochino sembrerebbe ristrizzare l'occhio, e poi il nuovo componente. Si parlava di fratelli musulmani, non si può non fare accenno dunque alla Turchia di Erdogan, che anche nell'ultima crisi di maggio, insomma, si è comportato, direi, da sultano, quasi da califfo, nel difendere un pochino, anche, diciamo, nel voler togliere appunto al Re Abdallah di Giordania la difesa, la garanzia della moschea di Al-Aqsa e dei luoghi sacri islamici a Gerusalemme. Sì, beh, Erdogan persegue la sua politica neo-ottomana, grand-ottomana, come volete, però c'è da dire che di fatto gli apparati di sicurezza israeliano e turco non hanno mai smesso di parlarsi, e questo, diciamo, malgrado tutto, vi ricordate la famosa Mavi Marmara, la nave, tutto quanto, ma in realtà, diciamo, non è mai venuto meno, questo perché chiaramente Israele non può permettersi di, diciamo, restare scoperto su quel fianco, dal momento che dall'altra parte, da una parte c'è Libano e Giordania, dall'altra c'è il Sinai con l'Egitto, che è una terra di transito di tutto e di più, quindi chiaramente, diciamo, quel dialogo permane. Non fosse altro perché la Turchia, malgrado tutto e un po' a modo suo, resta nella NATO, e quindi comunque, diciamo, come dire, è una sorta di avamposto di un'alleanza che ha come capofila gli Stati Uniti, che restano chiaramente il faro della sicurezza israeliana fuori dalla regione. Per quanto riguarda gli accordi d'Abramo, sono curiosamente stati descritti come l'anticamera della pace in Israele e, scusate, in Medio Oriente, quando sono esattamente il contrario, cioè sono fondamentalmente la innaturale alleanza degli Stati Arabi con Israele, non certo un matrimonio, una sorta di fidanzamento, diciamo, obbligato, con un sensale, tra l'altro, piuttosto volitivo, cioè gli Stati Uniti,
in chiave, diciamo, antiraniana, perché il vero, diciamo, problema di Israele e, diciamo, degli stati arabi, soprattutto di Sauditi e Emirati, è l'Iran. Iran che questa amministrazione, non perché sia di sinistra democratica, ma semplicemente perché, diciamo, vuole tirare fuori gli Stati Uniti dal Medio Oriente una buona volta, probabilmente non ci riuscirà nella misura in cui vorrebbe, ma ci prova, perché Biden non l'ha nascosto, il problema è la Cina, insomma, ormai è chiaro, e in parte la Russia, ma soprattutto la Cina, sta cercando di recuperare quello che era il disegno di Obama, che non era di fare la pace con gli iraniani perché sono tanto bravi e ci piacciono tanto, perché di fatto si può dire che dalla crisi degli ostaggi, diciamo, conseguente alla rivoluzione comunista, quello è stato il vero errore del comunismo, diciamo, delle origini, cioè della Repubblica Islamica d'Iran, una volta spodestato lo Shah. Quella crisi ha veramente stampato negli Stati Uniti lo stigma, diciamo, dell'iraniano inaffidabile e fondamentalmente ostile. E lì il problema è che fondamentalmente, diciamo, l'idea di Obama ripresa da Biden è che, diciamo, l'unico modo per tirar fuori gli Stati Uniti passabilmente dal Medio Oriente è quello di creare una sorta di equilibrio, per quanto precario, tra le potenze regionali, che gli Stati Uniti vigilano da fuori e, diciamo, essendo pronti a intervenire per ripristinarlo laddove uno dovesse prendere il sopravvento. Quell'uno essendo l'Iran, ma anche volendo i Sauditi, gli Emirati, la Turchia, Israele, cioè ci deve essere una sorta di equilibrio del terrore reciproco, diciamo. E gli accordi di Abramo sono questi, fondamentalmente. Il tentativo, diciamo, da parte israeliana di venire, soprattutto araba, ma anche israeliana, di venire a patti col nemico di sempre per, diciamo, bilanciare l'Iran in un momento in cui, diciamo, l'Iran, comunque, anche prima che Biden prendesse in mano la questione dell'accordo sul nucleare, si era rimesso dal suo punto di vista, giustamente, perché quell'accordo era stato di fatto misconosciuto dall'amministrazione Trump, ad arricchire l'uranio in una misura tale da potersi poi in prospettiva fare una bomba. Tant'è vero che negli ultimi anni sono stati costellati da una serie di episodi, più o meno passati alla cronaca, in cui si configura una vera e propria guerra tra Israele e l'Iran, una guerra che sta andando avanti ormai sotto traccia. Gli iraniani sono stati sabotati in tutti i modi. Nel centro di Teheran Israele gli ha ucciso scienziati nucleari, gli ha sabotato le centrifughe, ha sabotato impianti petroliferi iraniani e sauditi, sabotaggi con i famosi barchini per cui Pasdaran sono famosi, cioè le guardie rivoluzionarie iraniane, nello stretto di Hormuz, cioè di tutto e di più. Alcuni sono stati veri e propri atti ostili per ritardare il programma nucleare iraniano, altri sono stati gli avvertimenti anche a Israele e agli Stati Uniti sul fatto che l'Iran non può sicuramente vincere una guerra con Israele o tantomeno con gli Stati Uniti, ma ha sviluppato delle capacità di interdizione tali da rendere effettivamente una guerra contro l'Iran una sorta di Vietnam. Non so chi di voi sia stato in Iran, paese peraltro stupendo. L'Iran ha, diciamo, quello che la Russia ha sempre avuto, diciamo, la carta che la Russia ha sempre giocato contro gli invasori, cioè la profondità strategica, la profondità territoriale, che Israele invece chiaramente non ha. Israele fai così, diciamo, e arrivi al Mediterraneo. Se voi andate, diciamo, se voi sorvolate solo la parte meridionale dell'Iran per andare per esempio da Dubai all'Afghanistan, dall'Uzbekistan a nord, diciamo, per andare verso giù, cioè voi sorvolate per 2-3 ore, diciamo, quel paese, quindi è un paese estremamente profondo, estremamente grande, invadere il quale, diciamo, di fatto nessuno si azzarda. Ci provò Saddam Hussein, diciamo, dall'80 all'88 e finì pari e patta con 1,5 milioni di morti. Quindi, diciamo, l'Iran ha questo. Quegli accordi, diciamo, gli accordi di Abramo sono quindi fondamentalmente questo, e hanno un valore tanto più alto nel momento in cui l'Iran, effettivamente, da parte di Biden, diciamo, c'è tutta l'intenzione a che venga riabilitato. Quale Iran, però? Quello che esce dalle ultime elezioni che si sono celebrate in questi ultimi giorni, che hanno visto la vittoria dei cosiddetti conservatori. Ora, pure lì bisogna intendersi, le elezioni in Iran, diciamo, sono elezioni vere, nel senso, gli iraniani non sono come i nordcoreani, votano davvero, tra l'altro c'è stata una astensione altissima,
però votano, diciamo, nell'ambito di un panorama di candidati che è in qualche modo amministrato dal Consiglio Supremo, che è questo organo che è praticamente una sorta di consiglio elettorale che vaglia preventivamente i candidati ed esclude quelli sgraditi alla teocrazia. In questo caso sono stati esclusi il grosso dei riformatori, quindi praticamente tra i riformatori c'erano rimasti due mezze cartucce, diciamo, che ovviamente non sono stati votati praticamente da nessuno, e ha vinto, diciamo, il candidato conservatore, che è praticamente di scuola comunista, noto giurista, che ha subito detto: sì, ovviamente noi lo negoziamo l'accordo sul nucleare, ci mancherebbe altro, però, diciamo, è un accordo che deve fare anche i nostri interessi, quindi la cosa si prende. Cioè, fondamentalmente l'Iran continuerà nel frattempo a arricchire l'uranio, questo è il messaggio, nemmeno tanto velato, e vuole arrivare alla firma eventualmente di un nuovo, diciamo, protocollo con gli Stati Uniti da una posizione, diciamo, di forza a questo punto, cioè una posizione in cui effettivamente ha quantità di uranio arricchite in percentuali tali da poter effettivamente, diciamo, mettere sul tavolo la possibilità, diciamo, che l'Iran possa divenire effettivamente una potenza nucleare. Su questo mi permetto, scusate perché io mi rendo conto, diciamo, a quest'ora, con il fiume, diciamo, il tramonto, è un po' indigesta la cosa, ma tanto per completezza, perché già che avete fatto la fatica di venire qui, state facendo la fatica di ascoltarmi, quantomeno se qualcuno dovesse avere una curiosità, diciamo, la leviamo. Il processo di arricchimento dell'uranio è un processo esponenziale, cioè non è che uno va 1, 2, 3, 4, 5, è esponenziale, è malthusiano, diciamo. Quindi la volta che uno è arrivato a una soglia critica, diciamo che è sotto il 20%, che sembrerebbe pochissimo, arriva al 90% ci si mette pochissimo. Quindi, diciamo, quello è il primo punto. Il secondo punto è che chiaramente, intuitivamente, per essere una potenza atomica non basta avere la bomba. Se tu poi la bomba te la fai esplodere sotto la sedia, diciamo, non ti sei fatto un gran servizio. Ci vuole la capacità vettoriale, cioè la bomba devi prendere e portare, cosa che storicamente le potenze nucleari fanno con i missili balistici oppure con i bombardieri. L'Iran non ha una grande aviazione, perché ha finito di avere una grande aviazione di fatto con lo Shah, ma ha i missili balistici, ha un grosso programma missilistico, e guarda caso l'Iran ha sempre rifiutato, sia nella prima versione dell'accordo con il nucleare che in questa, di far rientrare, come invece avrebbero voluto gli americani, nonché chiaramente i paesi arabi e lo stesso Israele, il programma missilistico nell'accordo sul nucleare. Cioè l'accordo è solo sull'arricchimento dell'uranio, non sul programma balistico, perché i missili balistici non servono solo ad armare Hamas, Hezbollah in Libano e altri clienti regionali con cui, che configurano la cosiddetta mezzaluna sciita, con cui praticamente l'Iran, avvantaggiandosi tra l'altro della destrutturazione dell'Iraq, praticamente esercita una forma di influenza sulle popolazioni sciite dell'area e riesce a puntare direttamente la pistola alla tempia di Israele attraverso Hezbollah e Hamas. Al programma balistico serve anche, diciamo, a dire: guardate, io non sto arricchendo solo l'uranio, ho anche la capacità eventualmente di prendere la bomba, quando saprò miniaturizzare la testata abbastanza, metterla sul missile e sparartela addosso. E lì a quel punto, al momento che stiamo parlando, diciamo, di ultima generazione, diciamo, sono missili ultrasonici, quindi sono tra l'altro molta tecnologia anche russa, chiaramente, diciamo, lì poi gli scudi missilistici valgono quello che valgono. E tutto questo per dire, diciamo, che l'Iran arriva così, diciamo, a questo capitolo. Ci siamo. No, direi che appunto abbiamo comunque fatto una panoramica, direi, esauriente. Abbiamo viaggiato, ecco, lungo questo volume dedicato appunto alla questione israeliana, analizzando la complessità interna che è collegata inevitabilmente alla complessità esterna, diciamo, di tutto ciò che circonda Israele. A questo punto, ecco, se direi ad Alessandro, non lo so se aprire, magari aprirci al pubblico, se ci fosse appunto, ci fossero delle domande, delle curiosità, ecco, che vogliono qualcosa, magari una domanda, non so, sull'arricchimento dell'uranio, visto appunto l'orario di aperitivo, può essere. Ah, giustamente, dice, visto l'aperitivo, una bomba, esatto, allora, cioè, nel senso, non mi pare proprio. Guarda, sì, no, perché pensavamo, abbiamo analizzato appunto la questione israeliana, ma dato che ho visto appunto, specialmente maggio, seguendo anche i social, tante persone
erano pro-Palestina, no? Si parla tanto anche della Palestina, ma che destino hanno questi palestinesi alla fine? Perché, come avete visto, all'interno di Israele c'è un mondo enorme, quindi di tribù, una situazione molto complicata. E i palestinesi, cioè Hamas, è riconosciuto per al 77%, l'autorità palestinese ha perso sempre più consenso, quindi come si pone la Palestina in un contesto del genere? Perché ormai anche l'idea di uno Stato risulta veramente utopica, data la situazione. E quindi magari, ecco, potremmo chiedere a Fabrizio l'altro lato, dall'altro lato, dalla striscia di Gaza in poi, dall'altro lato, come stanno i palestinesi proprio anche dal punto di vista umano, no? Queste persone che stanno fanno, che è importante capire a Gaza dello Stato in sé. No, se per palestinesi intendiamo quelli interni a Israele che gli israeliani non chiamano tali, cioè gli arabo-israeliani, io sono abbastanza convinto che, diciamo, almeno questo è il dibattito interno a Israele in questo momento, Israele debba guardare un po' più in faccia, diciamo, alla sua corposa minoranza, non fosse altro perché chiaramente, diciamo, non farlo ne mina la stabilità interna. Per quanto riguarda, diciamo, il capitolo esterno, io direi che se il 90% dei missili israeliani non è andato a segno in Israele, io direi che il 100% è caduto sulla testa di Abu Mazen, che è, il, come sapete, il capo dell'autorità palestinese, erede dell'OLP, cioè dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, quindi Arafat, il quale, a dimostrazione che non è molto meglio, diciamo, di altri, sapendo che avrebbe perso le elezioni con Hamas, le ha procrastinate al punto tale che è bastato il casus belli fornito, diciamo, da Netanyahu e quindi, diciamo, la guerra, per permettere a Hamas di accreditarsi quale diciamo, soggetto che difende veramente i palestinesi. Con il venir meno di Netanyahu viene meno un grosso asset per Hamas, perché tra Netanyahu e Hamas c'era una sorta di patto tacito. Hamas serviva a Netanyahu e Netanyahu serviva a Hamas, perché è vero che c'è il sospetto, credo non troppo dietrologico, che, diciamo, Hamas sia stato anche un po' provocato da Netanyahu, perché una bella guerra, diciamo, poteva far comodo a Netanyahu per riuscire a formare questo benedetto governo. Non è andato esattamente così per Netanyahu. Mentre Hamas non è male, diciamo, a governare, ma sicuramente è molto. Hamas nasce fondamentalmente come un movimento di jihad, diciamo, cioè diciamo di lotta, di guerra. Jihad non nel senso del terrorismo, ma nel senso proprio, diciamo, di lotta armata, di guerra santa contro questo regime. Conseguentemente, diciamo, Hamas si trova a suo agio, diciamo, nelle guerre. E tra l'altro può esibire come una vittoria il fatto di non soccombere ogni volta a fare una guerra con Israele, diciamo, è un po' il Davide, no? Rispetto al Golia. E quindi Hamas esce sicuramente vincente, ma amputato paradossalmente, diciamo, della controparte israeliana utile, cioè di Netanyahu. I palestinesi, diciamo, sono, credo, purtroppo, diciamo, destinati a rimanere in una sorta di Bantustan, perché se voi andate a vedere la mappa, diciamo, di quello che dovrebbe essere teoricamente il territorio governato dall'autorità palestinese, vedete che è fondamentalmente un territorio che non ha continuità territoriale, perché è spezzato dagli insediamenti, perché, diciamo, il divide et impera, diciamo, è qualcosa che Israele ha preso a fare da quando, molto prima che Netanyahu, diciamo, divenisse ufficialmente e smaccatamente l'alfiere, diciamo, del grande Israele. La società israeliana, le forze armate, la politica israeliana hanno deciso che non poteva esserci uno Stato palestinese. E non poteva esserci uno Stato palestinese dal punto di vista israeliano, non necessariamente perché l'opinione pubblica fosse maggioritariamente ostile, ma perché fondamentalmente la leadership israeliana, e quando leadership, dico leadership intendo la leadership, fondamentalmente politica, militare, ma anche intellettuale, non si fida dei palestinesi. Non si fida della capacità dei palestinesi di governare se stessi e soprattutto di garantire un livello di sicurezza autogestita tale, diciamo, da non essere di fatto santuario di movimenti filoiraniani,
traffici, diciamo, dal Sinai e quant'altro. Cioè, fondamentalmente, diciamo, di non essere la lunga mano dell'Iran è, diciamo, un santuario per il jihadismo, propriamente detto, cioè per il terrorismo islamico. Questo gli israeliani, diciamo, non si fidano. E qui, diciamo, è un po' difficile capire se nasce prima l'uovo o la gallina, cioè se la leadership palestinese è effettivamente, diciamo, il fallimento che è, perché impossibilità ad esercitare una vera sovranità, la vita israeliana non gli hanno concesso, anche se Arafat ci andò effettivamente piuttosto vicino, e probabilmente, come dire, il vero fallimento fu di Arafat più che di Abu Mazen, o perché invece effettivamente Israele non glielo concede, perché probabilmente è un mix, diciamo, delle due cose. Fatto sta che purtroppo documentatamente il grosso dell'aiuto dello sviluppo, diciamo, che arriva all'autorità palestinese, se ne va, diciamo, in cose che non sono propriamente sviluppo. E il grosso di questi è, di fatto, è stato negli ultimi anni l'acquisto di missili da parte del Hamas. Quindi, insomma, ce ne sarebbe di che parlare, poi chiaramente, diciamo, è facile anche che si scaldino gli animi quando si parla di questo. Una cosa però è curiosa, e su questo, diciamo, chiudo. Paradossalmente, e questo secondo me dice molto più del nostro senso di colpa occidentale, diciamo, che in realtà delle dinamiche politiche regionali, ormai il grosso, diciamo, della, diciamo, dei sentimenti filo-palestinesi, paradossalmente, uno lo registra quando fa, diciamo, dibattiti di questo genere, piuttosto che quando non parla magari con, diciamo, esponenti del mondo arabo. Attenzione, non parliamo della piazza araba, diciamo, per cui, diciamo, la Palestina continua a essere, diciamo, una forma di, come dire, molto spesso poi, diciamo, di bandiera agitata anche spesso per fini nazionali, perché paradossalmente, e questo è il punto fondamentale, dei palestinesi non frega veramente niente a nessuno nel mondo arabo, e non da oggi. Il problema è che i paesi arabi hanno sempre giocato con i palestinesi un gioco molto pericoloso. Da una parte l'hanno agitati, diciamo, per aizzare le piazze contro Israele e magari estorcere, da questo punto di vista, concessioni agli Stati Uniti. Dall'altra, stando sempre attenti a che, diciamo, le piazze non si infiammassero per la causa palestinese tanto, da farne del simbolo di libertà contro gli stessi regimi arabi, perché il punto è questo. Il punto è che se uno parla molto spesso, diciamo, con, diciamo, arabi, come dire, diciamo, della strada, come possiamo essere noi italiani della strada, esce fuori che in realtà la Palestina è una sorta di causa ideale, che molto spesso poi, diciamo, ti dicono a mezza bocca essere in realtà, diciamo, come dire, incarnato un'idea di libertà a cui poi molto spesso loro pensano, diciamo, relativamente alle loro leadership nazionali, piuttosto che palestinesi, trattandosi di persone, diciamo, di problemi interni ce l'hanno abbastanza, cioè di loro. Quindi all'egiziano, non a tutti, ma al grosso degli egiziani, dei palestinesi frega niente, al governo egiziano dei palestinesi frega niente, identicasi per israeliani, scusate, per sauditi, emiratini, catarini, giordani e libanesi. Giordani e libanesi che ti dicono, oh, però, ci venite a insegnare voi l'assistenza umanitaria quando da 50 anni abbiamo così tanti palestinesi? Sì, ma a parte le condizioni in cui versano, diciamo, i palestinesi nei campi profughi giordani e, diciamo, libanesi, poi il fatto è che, diciamo, questi governi li hanno usati fondamentalmente, diciamo, come carta negoziale con Israele a Camp David, ma soprattutto, diciamo, con l'Occidente, con gli Stati Uniti e con l'Europa, cioè per ottenere fondamentalmente aiuti. E poi, guarda caso, la stessa cosa che questi paesi, a cui va dato atto, diciamo, di averli accolti, e non sto dicendo di no, stanno facendo con i profughi afghani e siriani. E che la Turchia, diciamo, ha fatto egregiamente, strappando poi, diciamo, nel 2015 l'accordo che noi paghiamo e loro si ritengono. Quindi, diciamo, sono giochi alla fine politici fatti sulla pelle, diciamo, dei palestinesi. Quindi l'idea, diciamo, che il mondo arabo abbia a cuore la causa palestinese, mi sentirei di dire, diciamo, che francamente è un po' azzardata. Anche perché, diciamo, le popolazioni stesse ormai arabe, molto spesso, che hanno delle dinamiche demografiche notevoli, quindi hanno delle età medie molto basse, sono popolazioni giovani, hanno in gran parte ormai perso memoria anche di quella che fu la Nakba, cioè la tragedia, per l'appunto vista dal punto di vista palestinese, della nascita di Israele. Quindi
diciamo, una dinamica che ormai è fondamentalmente una dinamica geopolitica più che una dinamica, diciamo, di popolo. E quindi questo porta a dare purtroppo, diciamo, una risposta, ahimè, devo dire, non particolarmente, diciamo, positiva per il futuro, diciamo, di quello che ancora viene definito come il popolo palestinese, ma che in realtà poi, un po' come succede per i curdi o per gli armeni, sono vari popoli, perché poi se vai a vedere anche i sondaggi effettuati internamente, molti arabo-israeliani in realtà non è che abbiano poi questa grandissima voglia di essere accomunati ai palestinesi di oltre Giordano, cioè nel senso che poi alla fine dicono, vabbè, dato che siamo in Israele cerchiamo di starci nel migliore modo possibile, quelli poveracci a Gaza ci dispiace per noi. Grazie. Se avete qualche domanda o curiosità, fatela adesso, ma più sono tutti eccessivi. Adesso, prima che qualcuno mi butti nell'arno, diciamo, e avrebbe ragione. Se non ci sono appunto domande, direi che appunto di ringraziare. Bene, grazie a voi e soprattutto grazie a voi due per il prezioso lavoro e l'entusiasmo che ci mette. Grazie Alessandra per esserti messa, diciamo, un pantalone in copertina, in tinta con metà della copertina. Esatto. Questa è proprio da te, però. Ovviamente neanche a dirlo, il volume lo potete trovare in tutte le edicole, altrimenti versione online, abbonamenti, dunque. Sì, anche perché col fatto che siamo all'aperto non abbiamo proiettato le mappe, che invece sono fondamentali, specialmente per questo numero, perché capire Israele senza una mappa è difficilissimo, considerando appunto tutto quello che siamo andati a discutere, la sua Gerusalemme, come è divisa in dettaglio. Quindi se volete approfondire, questo voleva essere solo l'inizio e voler continuare, anche perché, come vedete, non è tutto bianco o nero, anche quando, no, si parla spesso anche qui, come diciamo, visto di Occidente, come vede la Palestina, ma in realtà, ecco, gli arabi stessi sono molto resti, la lasciano ormai da anni a se stessa. Quindi l'approfondimento che vorremmo dare noi è sempre questo, cioè di chiedersi il perché delle cose, di andare un po' oltre. E come vedo anche io questo palco, come sono tutti i palchi, come il teatro, che è la piazza democratica per eccellenza, di poter continuare a condividere tutto questo nel miglior modo possibile. Quindi vi ringrazio tutti, ringrazio ovviamente Arno Vivo per averci ospitato, ringrazio Andrea, con cui inizieremo a collaborare quindi con l'associazione del Thing da settembre. E tutte voi per averci seguito, continuate a seguirci anche sui social per tutte le iniziative che faremo, perché l'idea è proprio questo, lasciare sempre un semino in più di consapevolezza che ce n'è bisogno oltre al mainstream. Grazie. E grazie a Fabrizio ovviamente, grazie perché a voi, è venuto qua. Grazie a tutti, purtroppo paziente. Sì, grazie.